ragazze, bentornate nel mio bagno. Oggi siamo qui nel mio bagno per testare un prodotto nuovissimo uscito da poco di Defa Cosmetics, che è l'acqua shake struccante bifasico. Prima di tutto fatemi dire che sono in versione coniglietto. È fighissima questa fascia che ho preso da... dov'è che l'ho presa? Ah sì, da Finalga Distribuzione, quando sono andata a Sana. Mantiene veramente benissimo i capelli, sia nella fase struccaggio sia nella fase maschera eccetera. Pagata all'incirca 9 euro, la potete trovare nei vari siti che rivendono Glow, perché questa infatti è di Glow. Ma torniamo alla fase struccaggio. Oggi voglio struccarmi appunto e testare con voi l'acqua shake. Io già l'ho provato alcune volte, però non l'ho provato proprio benissimo. Oggi voglio proprio struccarmi tutto, quindi occhi, labbra, viso, con questo prodotto che è bio ed è appunto di Defa Cosmetics, made in Italy, e costa 18,90 euro per 200 ml di prodotto, scadenza di 6 mesi. Io questo l'ho comprato al Sana, non mi ricordo se ve l'avevo già detto. L'acqua shake è particolare, come dice il nome stesso, appunto si shakerà, ed è praticamente uno struccante bifasico che però sembra quasi un'acqua micellare, quindi è praticamente un'acqua micellare che ha il potere dello struccante bifasico, quindi mi aspetto veramente grandi cose da questo struccante. Io oggi lo metto veramente alla prova, perché ad esempio sulle labbra ho la tinta nuova di Maybelline, la Super Stay, veramente faccio fatica a struccarla, e sugli occhi ho ad esempio il mascara nuovo di L'Oreal, la matita di Marc Jacobs, che anche quella faccio veramente fatica a struccarla, la Desert Dusk di Huda Beauty. Sul viso invece vado molto più sul leggero, perché ho la Lavasser Touch di Neve Cosmetics, e diciamo che sul viso non ho mai problemi di struccaggio, più che altro sugli occhi ho sempre problema. Uso i miei dischetti della marca Quando È e andiamo a procedere con lo struccaggio, prima tra tutti sugli occhi. Ok, metto un bel po' di prodotto, diciamo, e come al solito appoggio il dischetto sugli occhi. Questo prodotto è delicato, infatti io l'ho già utilizzato sugli occhi un paio di volte, non mi ha provocato bruciore di nessun tipo, ed è fatto con acqua di rose, succo di aloe vera ed estratto di opuntia, che non so cosa sia, quindi scusate l'ignoranza, ed arricchito con olio di girasole e jojoba biologico. Ovviamente è senza parabeni, senza petrolati, senza coloranti, PEG, SLS, SLES, OGM, insomma c'è scritto tutto qui. Non ho dubbi che tolga l'ombretto. Vediamo un po' come si comporta invece col mascara e la matita. Giro il dischetto come al solito e ne metto un altro po'. Essendo acqua micellare, che ha il potere di uno struccante bifasico, non è assolutamente unto, però ricordate sempre di shakerarlo. Si chiama appunto acqua shake, quindi bisogna sempre shakerarlo. Ho preso uno specchiettino per vedere meglio. E wow, devo dire che mi ha tolto quasi tutto praticamente, anche la matita di Marc Jacobs, che faccio sempre fatica a toglierla. Shakerò e faccio anche l'altro occhio. Mi ero dimenticata di dirvi che poi comunque vado a risciacquare il tutto con un nuovo detergente che ho comprato da poco, quindi vi parlo anche di questo detergente nuovo. Fa un po' schifo però. Per farvi vedere che veramente sta togliendo tutto, non mi brucia per niente. È un po' caro, perché 18,90 euro effettivamente non sono pochi, però cavolo, se funziona così bene anche ad esempio per i prodotti belli resistenti, ci sta. Mi prendo lo specchietto per vedere meglio, struccarmi meglio. Passiamo invece alle labbra. Poi ovviamente io ora sto testando tutto
con questo prodotto per farvi vedere se funziona effettivamente poi con tutto, anche sui prodotti più resistenti, waterproof. Però poi spesso uso magari lo struccante bifasico solo sugli occhi, poi sul viso uso altre cose. Devo dire una cosa, ma non posso. Per questa tinta labbra secondo me ci vorrebbe l'olio di cocco, perché a sfregare così ovviamente con il tempo dà un po' noia, però questa tinta è davvero difficile struccarla, quindi passo un attimo quindi sul viso prima di continuare sulle labbra, e vabbè sul viso è facile perché appunto avevo un blush di Pixi e il fondotinta, cioè l'alabaster touch di NYX Cosmetics, e basta, non avevo nient'altro, non avevo neanche terra, non avevo neanche illuminante. Certo che c'è da dire che l'ho messo proprio alla prova oggi. Secondo me per quella tinta bisogna usare l'olio di cocco o degli struccanti bifasici, quelli belli unti, oleosi. Però devo dire che con varie passate l'ha struccata e è riuscita a struccare bene il tutto, quindi per quanto mi riguarda questo struccante, nonostante sia costosetto, è costoso, però funziona davvero molto bene. Ora invece vado a risciacquare il tutto, perché io poi anche sul viso risciacquo il tutto, sia acqua micellari, sia tutti i prodotti che utilizzo per struccarmi, poi risciacquo il tutto e utilizzo la spugnetta delle cose della natura, la spugna di mare delle cose della natura, che mi piace da morire, che sto utilizzando dal Cosmo, però praticamente è ancora intatta e perfetta, e un nuovo detergente viso che ho comprato da poco sul sito BioBaloo, che è di Apiarium. Apiarium è una marca di Roma e ha dei prodotti che mi ispirano un sacco, con dei packaging veramente bellissimi, vintage, e io siccome ho finito vari detergenti ho deciso di comprare il detergente viso alla pappa reale e pesca, pagato all'incirca 8 euro, sono 125 ml, ha una scadenza di 12 mesi ed è praticamente un gel detergente che fa abbastanza schiuma, ha una buonissima profumazione di pesca, molto buona, e è delicato. Ce l'ho da poco come vedete, però devo dire che come impressione mi ha lasciato veramente molto, per il momento, soddisfatta. Vado a bagnare la spugna di mare e poi metto poco prodotto, vedete che è appunto un gel detergente, e poi massaggio la spugna di modo da far uscire una bella schiumettina, e poi passo sul viso. Così levo tutti i residui di struccante ed eventualmente qualche cosa che rimane, residuo di trucco. Passo anche sugli occhi, tanto non brucia e la spugnetta è delicatissima. Vado a risciacquare il tutto con l'acqua tiepida. E voilà! Mi asciugo con la mia solita salvettina apposita per il viso. E questo è praticamente tutto. Questo detergente non tira per niente, quindi dopo non sento proprio l'esigenza, per il momento che fa ancora caldo, quindi non ho particolari problemi di pelle, di esigenze particolari, io mi strucco e poi vado a letto senza nulla per il momento, perché poi sicuramente quando farà un pochino più freddo invece
sentirò insomma la pelle un pochino più tirare, avrò bisogno di qualche altro prodotto. Però sapete che la sera mi piace andare a letto con la pelle super pulita, senza diciamo troppe creme addosso. Fatemi vedere la situation allo specchietto e devo dire che è ottima, nel senso che mi ha struccato tutto molto molto bene. Ecco, forse ci sono quei minimi residui di matita qua nera di Marc Jacobs, però per il resto anche la tinta, certo, ho dovuto sfregare e fare varie passate, però si tratta sempre della tinta di Maybelline Super Stay, tenete presente anche quello. E l'ho usata appunto oggi per farvi vedere, per mettere alla prova questo struccante, però poi la struccherò con tipo l'olio di cocco, comunque con altri prodotti oleosi, perché ovviamente star lì a sfregare ogni volta irrita comunque le labbra. Per il resto, perfetto, sono un pochino arrossata qui, ma sempre quando mi strucco succede che mi arrosso un pochettino perché la pelle è molto delicata e sensibile. Per quanto mi riguarda, quindi questo prodotto di Defa è super promosso, ora lo andrò a utilizzare solo per gli occhi perché poi per il viso ho altre acque micellari che stanno lì, che mi aspettano, che vogliono essere utilizzate. Quindi ragazze, questo è tutto, io spero che il video vi sia stato utile, ci rivedremo sicuramente nel mio bagno prossimamente, perché insomma quando farà più freddo proverò nuovi prodotti e sicuramente insomma ve li mostrerò, perché mi piace parlarvi dei prodotti e farveli vedere anche all'azione. Bacione e alla prossima!